Il Pescara batte l'Olbia 2-0, supera il turno di Coppa Italia. Primo tempo sottotono, ripresa con tante luci e qualche bella espressione del calcio voluto da Uteri. Nomination MVP per Marco Pompetti, il giovane pescarese nel primo tempo non sfigura nella ripresa, diventa il direttore di un'orchestra che suona una musica più che piacevole, confeziona gli assist per Galano e Cancellotti. Le scelte del tecnico Auteri. Nel suo 3-4-3 l'allenatore biancazzurro conferma la difesa vista contro il Napoli con Cancellotti braccetto di destra. In attacco lancia De Marchi dal primo minuto, supportato da Bocic e Dursi. I tifosi del Pescara restano fuori, ma qualche coro si distingue all'interno dello stadio Adriatico. Il terreno di gioco però appare in condizioni pessime e non è un bel biglietto da visita. La cronaca nelle immagini di Alberto Capo. Si fa pericoloso l'Olbia all'11esimo. Udo elude l'offside, appoggia per Bianco, conclusione deviata in angolo. Il Pescara ci prova al 17esimo con Pompetti, conclusione mandata in corner con i pugni dal portiere ospite. Che occasione per l'Olbia al 22esimo, sonnecchia la difesa biancazzurra, Udo scappa via. Il portiere Di Gennaro leva il pallone dai piedi del numero 9 ospite. Opportunità per il Pescara, un minuto più tardi De Marchi raccoglie un cross di Bocic e di testa impegna Ciocci che salva in due tempi. Opportunità per i biancazzurri alla 43esimo, cross di Zappella dalla destra, De Marchi trova il tempo giusto e di testa impegna il numero 1 ospite. Cambia qualcosa nella ripresa con Auteri che dice a Dursi di fare il finto 9, De Marchi va a fare l'esterno, occasione al minuto 8, è l'azione più bella della partita. Zappella, Pompetti, Bocic e Memusciai. Conclusione secca, Ciocci manda in angolo. Altra opportunità per il Pescara al 12esimo, calcio d'angolo di Pompetti, tocco ravvicinato di De Marchi, palla out di un soffio. Ancora opportunità per i biancazzurri che giocano un calcio piacevole e coinvolgente. Dursi allarga per Anzita, palla bassa per Pompetti che di sinistro impegna il numero 1 sardo. Al 17esimo doppio cambio per Auteri, Galano e Di Grazia rimpiazzano Bocic e un buon De Marchi, Dursi resta a fare il finto 9, il Pescara gioca molto bene, il vantaggio arriva al 26esimo, Zita pennella per Pompetti, assist delizioso per Galano che deve solo spingere in rete. Il raddoppio della Pescara al minuto 32, d'azione d'angolo, Pompetti pesca Cancellotti, inserimento vincente, 2-0 Pescara. I biancazzurri potrebbero trovare il 3-0 al 48esimo, i neoentrati Marilungo e Busellato confezionano un'azione davvero molto interessante, Ciocci salva ed evita il tris biancazzurro. Nel prossimo turno il Pescara affronterà la vincente del match tra Grosseto e Campobasso, sabato 28 invece sarà campionato e arriverà l'Ancona Matelica. Il Pescara vuole e deve ripartire da un secondo tempo che lascia ben sperare. Per carità è ancora calcio d'agosto, ma ricordate la brutta figura con il Notaresco in Coppa Italia lo scorso anno? Quelle indicazioni si rivelarono veritiere.